primo pensiero era proprio quello di rifarmi per quell'episodio che ha compromesso la partita con la vita, e poi anche le altre successive, perché non ci potevo essere. Quindi era importante per me far bene, per dare un segnale prima di tutto a me stesso e poi ai compagni che ho lasciato in difficoltà, e quindi sono contento. Dai, poi era importante dare continuità ai risultati e finire l'anno bene con una vittoria. Si era messa male, comunque il nostro gruppo ha sempre reagito alla grande e oggi l'ha dimostrato di nuovo. L'obiettivo è sicuramente quello, non fermarci qui, cercare sempre di migliorarci e appunto dare questa continuità dei risultati. Adesso c'è un po' di tempo per staccare, che serve sempre, e poi abbiamo un bel po' di tempo per rifare una partita, e quindi cerchiamo di farci trovare pronti per partire subito forte, perché è fondamentale per proseguire. Sotto il cerchio degli spogliatoi hai detto che era la rovesciata più facile di tutte quelle che ti è Eh capitato. sì, è andata male, sono stato un po' sfortunato, però dai, è andata bene dopo, quindi ci posso stare, dai. Ecco qua, la sosta serve sicuramente per staccare, però è abbastanza lunga, ecco, è una novità anche per la Lega Pro. Cosa, diciamo, che equilibri può cambiare una sosta così lunga? Te lo dico alla prima, quando rigiochiamo. No, sicuramente non è una cosa, cioè è una cosa nuova un po' per tutti, quindi cercare di, quando torni ad allenarti bene, cercare di riprendere prima possibile la forma fisica, perché alla fine il calcio ci ha insegnato che la forma fisica è troppo importante. Senti, quanto c'è di vero sul fatto che il Foggia sarebbe, insomma, ti avrebbe contattato? Lo scopro adesso da te. Guarda, non ho la più pallida idea. Chiama il direttore, ma non credo, non mi ha detto niente, quindi non lo so.